Ciao, mi chiamo Maria e sono una nutrizionista specializzata in disturbi intestinali e lotta alla cellulite. Se ti piacciono queste tematiche e vuoi saperne di più, sei nel posto giusto. Iscriviti subito al mio canale per rimanere sempre aggiornato sulle nuove tematiche. Oggi voglio parlarvi di un argomento di questo periodo che spesso ci fa venire un po' di ansia in ottica prova costume, ma non preoccupatevi, siamo ancora in tempo per migliorare il problema ed evitare la sensazione di costante gonfiore. La cosa più importante è capire che non dobbiamo farci del male con diete restrittive, diete last minute, che oltre a non portare i risultati sperati, possono provocare danni alla salute e farci riprendere tutti i chili persi con gli interessi. Occorre seguire una dieta equilibrata che consente di perdere peso in modo sano e naturale, rimodellando il nostro corpo e rinforzando il nostro organismo. Oggi voglio darvi qualche consiglio che può esservi utile sia per questo periodo che per tutto l'anno. Non dimenticate mai di fare colazione, soprattutto con la convinzione di dimagrire. Non farete altro che rallentare il metabolismo, facendolo entrare in modalità di risparmio energetico, ovvero un meccanismo che utilizza per abbassare il fabbisogno calorico. Evitate il consumo di tante gomme da masticare, dato che aumentano la produzione dei succhi gastrici deputati alla digestione e che stimolano i centri di fame e sazietà che penseranno di ricevere alimenti. Fate pasti leggeri, sostituendo quelli pesanti, ricchi di zuccheri e grassi, con magari delle insalatone a base di legumi e verdure di stagione. Vi daranno energie e nutrienti di cui avete bisogno senza appesantire lo stomaco, facendovi sentire sani e leggeri. Ricordatevi che la qualità degli alimenti è fondamentale sia in ottica di dimagrimento che in ottica salutista. Nella mia esperienza in studio ho potuto riscontrare che le persone in sovrappeso spesso consumano le stesse calorie di quelle normopeso, ma con alimenti malsani e molto grassi. Provate a dormire almeno 8 ore al giorno, vi aiuterà tantissimo contro gli sbalzi di umore, lo stress ed eviterete le visite notturne al frigorifero. Ricordatevi di fare movimento, magari vi sembrerà banale, ma non lo è affatto. Si tratta di un fattore molto importante per la perdita di peso che può enfatizzare i risultati di una dieta. L'importante è assicurarsi sempre un deficit calorico tra calorie assunte e calorie perse durante l'attività sportiva. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi qui al mio canale per rimanere sempre aggiornati. Non dimenticate di attivare anche la campanellina. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!